Che fine ha fatto il nostro caro vecchio Earl? L'attore che lo interpreta, il famosissimo ma nemmeno tanto ormai Jason Lee, dopo quell'incredibile serie sembra non essere più tornato sulle scene, per grandi imprese degne di nota. Se vi siete chiesti almeno una volta che fine abbia fatto il signore che affrontava il karma dalla mattina alla sera, beh, prima passate dal canale Telegram ufficiale di sconti e ovviamente tornate sedoreiati più forti di prima, partiamo! Forse vi sorprenderà sapere che la sua carriera è iniziata come skater, anzi forse è più famoso per quello piuttosto che per la recitazione. Iniziò alla fine degli anni 80 ed era capace di eseguire acrobazie fuori dal comune come pochi. E non sto esagerando, fu anche il cofondatore di un'azienda che si occupava di queste cose. È stato anche uno dei primi a cui fu dedicata una pro model show. Ancora oggi è ricordato come uno dei più grandi e innovativi street skater dei primi anni 90. Un giorno però decise di lasciare il mondo dello skate per partire con la carriera cinematografica. Molti rimasero sorpresi, si chiesero come mai un talento così volesse abbandonare il suo sogno. La sua carriera prese il volo grazie al film Generazione X, che all'inizio non aveva riscosso un gran successo, ma dopo è diventato un vero cult. Questo ha dato molta notorietà all'attore che ha cominciato una scalata al successo incredibile, ha doppiato moltissimi film d'animazione famosi, tra cui L'Incredibili oppure Monster House. Ma ciò che davvero ha cambiato la sua vita e quella dei suoi fan è stato il telefilm My Name is Earl. Prodotta tra il 2005 e il 2009, è composta da 4 stagioni e 96 episodi complessivi. La serie, la cui durata degli episodi ricorda molto le sitcom, viene improvvisamente cancellata senza validi motivi, scatenando le ire del cast, dell'ideatore e dei fan. Io stesso ero rimasto senza parole, eppure non sembrava andare male, anzi. Per dirla in breve, parla di un trentenne fannullone che vive una vita sregolata e soprattutto ex ladro professionista. Tutto cambia quando a sue spese scopre l'esistenza del karma. Questo lo fa riflettere sulla vita e su ciò che ha fatto di sbagliato a se stesso e gli altri, cercando di rimediare una ad una a tutte le sue colpe, per poter così vivere finalmente una vita tranquilla e pulita. Come detto prima, la serie era finita senza motivazioni, ma sembra abbia completato tutti i punti della lista, quindi più o meno un finale c'era. Da allora ha rivestito vari ruoli, ma il più importante fu in Memphis Beat, realizzata tra il 2010 e il 2011 e composta da 2 stagioni e 20 episodi, un poliziesco a metà tra il comico e il drammatico. Jason interpretava Dwight Hendricks, un detective di polizia del Memphis Police Department particolarmente dedito al suo lavoro e tollerante, che ama molto sua madre, la musica blues, la sua città e soprattutto Elvis Presley, e che si autodefinisce il custode di Memphis. Comunque sia, da allora o forse anche un po' prima, la sua carriera ha avuto una lenta discesa, non si sa come mai, ma erano sempre meno le parti importanti. L'ultima parte l'ha avuta come ospite nel telefilm Man at Work, ma non era un protagonista bensì un collega dei personaggi principali. Quindi per più di 6 anni non ha ricoperto nessun ruolo importante e sembra si stia dedicando solo alla sua famiglia e alla sua passione con le moto. Così tanto appassionato da avere una rara costume Falcon Motorcycles del dopoguerra che vinse il premio della miglior moto costume del 2008 al concorso internazionale d'eleganza Legend of the Motorcycle. È stato anche un membro della chiesa di Scientology, ma ha mollato quella strada anni fa. Non lo rivedremo molto presto sulle scene. Si sta dedicando molto anche alla fotografia, un'altra passione che ha sempre avuto. Insomma, la sua vita sembra ormai quella di un pensionato. Forse i registi non hanno più fiducia nelle qualità dell'attore. Anche perché nessuno finora gli ha chiesto delle parti importanti e nemmeno lui sembra volerne fare, perché non si sente del tutto pronto dopo il piccolo shock con My Name is Earl e il piccolo flop con Memphis Beat. Con questo concludiamo, che dite? Vi è piaciuto My Name is Earl? Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.